Il Giro di Boa è la terza tappa dei trofei MP Exhaust Mass ed è dedicata al compianto Pippo Stanga. Adrenalina 1000, facce serie e tanta concentrazione sui volti di chi è pronto a sfidarsi in quel di Varano. A Riccardo Paletti è il momento della verità, una pista tecnica dove servirà inventiva ed ingegno per vincere e farci divertire. Ma adesso non è il momento di parlare, bando alle ciance, parola ai motori e che vinca il migliore! Massimo Bocelli, non proprio soddisfatto della gara di Cremona corsa in casa, lo troviamo forse più predisposto ad affrontare questo terzo round, giusto Massimo? Sì, direi di sì. Speriamo proprio in questo round di recuperare un po'. Cremona non è andata così bene. Qua sembra di aver preso una via migliore. Vediamo. Adesso abbiamo le prove ufficiali e quindi la moto è già pronta. Vediamo di tirare fuori qualcosa di buono, di non partire indietro come ha fatto Cremona. Il circuito di Varano è stato il primo circuito nel quale ho iniziato a girare in moto. Lo conosco bene, un bel circuito, sì. In questa pista ci vuole una guida aggressiva. Io mi sono costruito un po' così, per cui bene. Dai, vediamo come andrà. Grazie Massimo, a presto. Ciao. A voi, grazie. Tutto pronto, qui a mio fianco Andrea Tomio. Ciao. Per la 1000 Open. Ciao ragazzi, ben ritrovati. La pole position è di Bartolini, Cristini, Brugnone, sarà un grande spettacolo, via! Partiti, vediamo subito le moto, un paio che impennano. Mamma mia, come pinzano, sgasano, vanno. Prima curva, speriamo non succede nulla. Attenzione, un contatto! È caduto Tomasoni. Mi sembra che sia Tomasoni, Andre. Anzi, ti dico proprio con certezza, è Michele Tomasoni che è caduto. Adesso capiamo, allora, anche la scelta che verrà che verrà presa per quanto concerne la gara, sì, però penso che si tratti di bandiera rossa, poi rientrano, sì. E poi ci sarà un restart probabilmente. Sì, probabilmente sì, perché c'è ancora la macchina, sì, in mezzo alla pista. Stanno andando pianissimo le moto, segno che adesso probabilmente si farà segno di rientrare, una caduta che non ha nulla a che vedere con quelle bandiere gialle rosse che sventrano dall'inizio, no. Che riguarda quel filler di cui abbiamo parlato anche nelle altre gare. Ma qui è proprio successo prima, prima della ancora. Famosa pozza. E quindi evidentemente non si può fare nulla. Intanto le telecamere indugiano su Luca Malfatto. In realtà stanno... No, io ho visto una bandiera rossa sventolare. Sì, ma adesso gliele fanno a tutti. Adesso si rialzano, vedi. In questo momento si stanno rialzando e rientreranno, sì, sì, in corsia. Sì, sì, vanno pianissimo. Allora Andre, noi in realtà abbiamo anche modo per... Vediamo, sì, rientrano in pista. Abbiamo modo anche di fare volante. Un paio di considerazioni. Bartolini, Brugnone. Qui siamo al giro di boia. Di boia. Buonanotte al giro di boa. E qui sarà importante i semafori rossi. Via! Partiti! Buono spunto di maestri, Andre. Mi sembra che abbia avuto un buono spunto maestri. Vedo, sì. Bartolini alle spalle che prova ad infilarsi. Vediamo come. Grande Cristini, vediamo. Mamma, si appaia Bartolini secondo, Cristini dietro. Non è caduto nessuno per nostra fortuna. Questa è la cosa importante. Intanto Perry, andiamo ad indugiare subito su di lui. Non ha avuto un grandissimo spunto Gabriele Perry. Ricordiamo che questa gara è dedicata al compianto Pippo Stanga. Intanto Cristini su Bartolini. Sì, sì, c'è. Cristini c'è. Scavalca Bartolini, che si deve accodare. E allora maestri, Cristini, Bartolini, Brugnone. Queste le prime quattro posizioni. Andrea, ti faccio notare una cosa, sì. Se la direzione gara ha optato per 12 giri e non 14, ti chiedo, ha se una decisione giusta? Soprattutto parlavo con qualche pilota per via delle condizioni climatiche veramente caldissime. Ma secondo me sì, dai, fare qualche giro in meno con questo caldo è sicuramente d'aiuto tanto per i piloti, sì, direi proprio di sì. Intanto Bartolini prova subito a ripassare Cristini. Sai che mi sembra che non abbiano un andamento lento, come diceva il buon Tullio d'Episcopo. Mi sembra che si stanno iniziando a studiare in questo avvio di gara, anche perché si corre alle 4:15 e vediamo sempre la bandiera gialla e rossa a sottolineare quel filler in pista. È proprio così. Maestri, Cristini, Bartolini, Brugnone, Bocelli, Malfatto, Loris, Milanese, Visconti, Mozzacchioni, Perri, Venezia, Magnano, Cornia, Sciacca, Capuano. Queste le prime 16 posizioni. Subito Brugnone prova ad attaccare, Bartolini prova largo. Secondo me Brugnone è costretto. Tanto Mozzacchioni
scavalca gli sconti, è costretto a fare la gara a Brugnone, anche perché ricordavamo anche io e te prima dell'inizio della gara che Brugnone abbia sbagliato in gara 1 del famoso 25 aprile, debba rifarsi da questo punto di vista. Sì, deve essere anche un po' più forse conservativo per portare a casa dei punti, perché l'altra volta mi sembra che abbia fatto 1-0. E chi lo sa, magari attaccare Brugnone, Brugnone deve attaccare Bartolini, tu dici conservativo, io dico che comunque in qualche maniera qualcosa deve fare. Sicuramente Maestri lì davanti sta cercando di incutere il suo ritmo malfatto, intanto prova a scavalcare. Madonna, Bocelli, come interno. È internissimo! Mamma mia, che rischio l'incrocio! Era troppo interno, allora ha respinto, ha chiuso la porta a Palladino, intanto cerca con un paio di curve a rimettersi in pista, non ha avuto una grande partenza, un grande spunto Max Palladino e deve provare in qualche maniera a rientrare nei giochi. Ricordiamo la caduta senza conseguenze, fortunatamente la caduta di Milanese è caduto, è riuscito a completare soltanto il primo giro. Matteo Milanese qui cade e ci abbandona, purtroppo per lui. Matteo Milanese, mozzacchiodi live con lui alle spalle di Loris, sta provando a scavalcarlo, vediamo se in qualche maniera riesce a rendere pan per focaccia. Abbiamo visto già un paio di cadute, Andrea, in realtà. Sì, un paio di cadute, probabilmente anche col discorso della ripartenza magari si sono raffreddate un attimo le gomme, sai, quando riparti è sempre un po'... è diverso, si crea una condizione diversa, come appunto stiamo anche vedendo lì davanti, che ha rimescolato un pochettino le carte in tavola. Per adesso Tomasoni e Milanese, attenzione, Mozzacchiodi su Palladino, grande ingresso da parte di Mozzacchiodi, passa, va, saluta la compagnia, cerca di riallinearsi a Malfatto, a Bocelli, a tutti quanti gli altri. Mamma, che bel terzetto, che bel quartetto che si sta formando lì davanti, Andre. Sì, perché mi sembra che vanno a un passo diverso rispetto agli altri, quei quattro davanti, quattro moschettieri: Maestri, Cristini, Bartolini, Brugnone, Mozzacchiodi, intanto sottolineato come ha sorpassato Brugnone, si sta avvicinando a Bartolini. Andiamo un po' con i tempi, Andre. Hanno ultimato il terzo giro, 1.09.8 Cristini, 1.09.5 Maestri, intanto passano Bartolini, Brugnone, Bocelli che si è unito totalmente al gruppo. Bocelli, occhio, sì. Bocelli ha fatto una tirata, 1.09.3 di nuovo Bocelli a martello, si è avvicinato. A questo punto la paura di Brugnone che Bocelli lo scavalchi e che Bartolini in qualche maniera si stia provando ad accodare a Cristini. È una gara bellissima in questo momento, Andrea, è aperta a qualsiasi situazione. Sì, assolutamente. Mozzacchiodi su Malfatto, lo ha passato? Ci sta. Sì, lo ha passato. Mozzacchiodi passa Malfatto e si avvicina anche lui a Bocelli. Mamma mia, che tirata, che gas. Maestri non riesce a scappare, Andre. No, bella gara di Mozzacchiodi, rimonta, sta venendo su abbastanza bene e adesso inizia a avvicinarsi alle posizioni che contano. Eh sì. Qui sono tutti vicini. Sai che mi sembra la gara della 300 Supersport? Sì, Per come è impostata, non sono mai stati così vicini i piloti. Bartolini mi sembrava che avesse appaiato Cristini. Non so se lo ha scavalcato, lo scopriremo probabilmente al passaggio, mentre vediamo dietro qualche pilota invischiato in bagarre che fa difficoltà. No, non l'ha scavalcato, addirittura Brugnone che si è avvicinato tantissimo con Bocelli. E guarda, arriva qui sotto Bocelli. La differenza anche di interpretazione di quella curva dove c'è quel filler. Io non vorrei mai che cada qualcuno lì, anche. Non lo auguro, spero di no. Sì, ma in realtà è sul destra, quindi l'ingresso a sinistra non c'è. Quando voltano la moto, Brugnone prova a passare Bartolini, è il momento giusto. Sì, riesce a passare Bartolini, Brugnone, vediamo che cerca. No! Bartolini lo rispedisce al mittente. Mamma mia, sembrava quasi fosse andato largo. Sì. Brugnone inizia a farsi vedere. È una gara asfissiante per quante emozioni ci sta mostrando. Siamo di nuovo on board con Bartolini, che tra poco si vedrà magari vicino Brugnone. No, in questo momento no. Ma si è avvicinato tantissimo anche Cristini a Maestri. Sai che secondo me stanno andando un po' più lenti qua, perché Maestri sembra quasi che faccia la tappo in questo caso. Assolutamente, questo è Palladino. Forse è Palladino un po' più staccato dal Palladino, primo gruppo. Sì. Palladino l'ottavo, sarebbe quel Loris che vedete a Mozzacchiodi. Mamma mia, prova ad entrare su Bocelli. Che sorpasso! L'ha ripassato Bocelli, però mezzo sorpasso sì, mezzo sorpasso no. Ma mi sembra vedere che sono tutti lì. Bartolini si sta avvicinando tantissimo a Cristini, non riesce ad entrare nell'interno. Ancora Bartolini che scuota dietro Brugnone, Bocelli. Si avvicinano, si allontanano. Adesso è Malfatto che si è avvicinato al gruppone. Settimo giro andato, ottava tornata che inizia. Sono sempre loro
Maestri, Cristini, Bartolini, Brugnone, Boccelli, Mozzacchiodi, Malfatto, Palladino si è staccato, sono i magnifici sette, sono le sette sorelle nel calcio, io ho detto qua. Se erano le sette sorelle nel 2000, Maestri, sì, abbiamo l'idea che Maestri possa essere scavalcato da un momento all'altro, però Andre, no, Brugnone, su Bartolini, è il momento giusto, sì, no, vediamo se tiene la l'interno, tiene. Incredibile, è sempre lì, Bartolini stacca fortissimo, Brugnone si accasa, sembra passarlo all'interno, ma poi non ci riesce. Non ce la fa, perché lì Bartolini frena molto forte. E frena un po' più indietro e riesce a proprio a... Sì, perché lascia andare bene, la moto è molto agile nel cambio di direzione, intanto Perry gli chiude la porta, perché ci sono anche altre sfide. L'unico sfortunato, tra virgolette, è Palladino, che si è caduto malfatto purtroppo. E questo è un gran peccato. Sembra che abbia preso il cordolo interno con la ruota settima davanti. Settima tornata, vedete qui Sassi, speriamo non si sia fatto nulla di che. Allora ci abbandona uno dei sette che era lì davanti, che è malfatto. Sì. E si allontana tanto Brugnone. Guarda Brugnone, quello che ti dicevo. Forse qui si è messo davanti, Andre. Avevo pronosticato un giro eccolo prima. Eccolo qui, si è messo davanti Brugnone, finalmente per lui. Peccato per Bartolini, che si trova in quarta posizione. E capiremo a fine gara se c'è stato davvero... Palladino. Sembrava che avesse rischiato addirittura andando un po' sul cordolo, troppo largo, mentre tra poco ultimeranno il decimo giro, ma la cosa importante è che Brugnone ha scavalcato Walter Bartolini, vicino, vediamo se Cristini, tiene la posizione, vicino, Cristini! No, no, però Maestri gli chiude sempre la porta. Maestri sembra quasi che faccia come il gatto con il topo, lo fa avvicinare e poi gli sbatte la porta in faccia. E adesso occhio alla reazione che deve esserci da parte di Bartolini. A meno che non provino a scappare quegli altri Bartolini, attenzione! Forse scavalcato anche da Boccelli, Andre. Forse se sì. Non ho visto male, scavalcato anche da Boccelli. Non si è visto bene da quell'inquadratura, adesso. E adesso lo capiamo con l'immagine. Brugnone intanto ha scavalcato Bartolini e si mette in terza posizione. No. Bartolini ha richiuso la porta al mittente, Cristini, e siamo sempre qua. Cristini, guarda, attenzione che va esterno. Ma dove frena? Mamma mia, Cristini l'ha passato incredibile. Dove Cristini frenato? L'ha passato Maestri. Che sorpasso. Ma Maestri lo sta per ripassare. Mamma mia. No ragazzi, qui volevamo le immagini su quella sfida. Cristini è stato riscavalcato da Maestri. Incredibile. Maestri lo ha ripassato, adesso si avvicinano alla X, anche perché siamo vicini praticamente all'ultimo giro. Attenzione a Bartolini, è indietro. Ma che è successo a Bartolini? Ha avuto un po' di crollo, perché o ha fatto un lungo o ha fatto qualche errore, perché adesso era a lottare con Palladino. Con Palladino, incredibile! Ma è Bartolini? No, Bartolini è lì! E allora c'è stato un'inquadratura errata, cerchiamo di capire, Andre, vediamo. Il passaggio. No, infatti Bartolini è lì. Bartolini è quarto, viene. Tentativo ancora da parte di Boccelli. Siamo all'ultimo giro. Cristini è entrato. Vediamo se gli risponde Maestri, ma soprattutto dobbiamo anche vedere Boccelli. Cristini è davanti a Maestri. Lo ripassa, incredibile! Incredibile la gara alla quale stiamo assistendo. Maestri ha riscavalcato Cristini. Bella bellissima gara. E io appunto a questo punto dei calcoli non me ne frega niente, li facciamo alla fine, Andre. Attenzione a Boccelli dentro a Bartolini. Incredibile, Bartolini scavalcato da Boccelli, deve rispondere Bartolini se non vuole mollare, anche perché c'ha dietro Mozzacchiodi adesso, che si sta per Cristini è difficile, perché rimane pochi punti per superare, pochi punti, ma anche Bartolini, che da terzo in questo momento è quinto, deve rispondere in qualche maniera se riesce a Boccelli, che se lo è tenuto lì alle spalle. Addirittura Brugnone si fa vicino. Cristini, mamma mia, una frenata, una controfrenata, vediamo che cosa succede. Non ce la fa, passano, mamma mia, sul cordolo Bartolini vince, super Andrea Maestri, secondo Cristini, terzo Brugnone, quarto Boccelli, quinto Bartolini, sesto Mozzacchiodi, settimo Perry, ottavo Palladino, nono Bisconti e poi Venezia. Andre, super gara.
Eccoci qua, ben trovati, terzo round in quel di Varano, qui al mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati, buongiorno. È la 300 Super Sport, una delle classi regine per quanto riguarda il trofeo Motoestate. Ci hanno insegnato a divertirsi, a fare tanto divertimento. Andrea, che gara ti aspetti? Una gara sicuramente molto accesa, anche perché vediamo veramente tanti, tanti piloti in griglia. La 300, come sappiamo, è una di quelle categorie che ci regala sempre emozioni. Si sta formando la griglia di partenza con Christian Stage, il tedesco in pole position, una wild card, 1:12.861 al suo fianco. Davide Conte, che lotterà con Nicolò Liscia, ad esempio, e con Zannoni per la classifica generale. Al suo fianco c'è Carrion a chiudere la prima fila, seconda fila con Smith, Liscia e Lorenzini, terza fila con Sala, Bollani, Fortini. 34 piloti, Andrea, una marea, mai così tanti 300 Super Sport. A Varano poi sono veramente tanti, davvero. Sono tanti, anche perché si accendono i semafori, si spengono, via, qualche impennata importante. Intanto Christian Stage cerca subito di approfittarne. Ricordo una cosa, Andrea, volante, mentre Bradley Smith si mette in seconda posizione, adesso andremo un lungo, forse da parte di Lisci, no, perché Lisci, sì, forse era proprio Lisci che adesso cerca subito di rientrare. Ricordiamo, Andrea, sì. Gara meglio delle due manche, perché non c'è la CRV, allora ci saranno due manche per la 300 Super Sport, ancora più interattiva e interessante da questo punto di vista, mentre Stash prova subito a involarsi. Sì, sta cercando subito di staccarsi. Però Smith lì, neanche tanto, perché in realtà da questa prospettiva sembra già aver preso un po' di margine. Un grande stacco, anche perché Stage ha chiuso in 1:12.861 la qualifica, 1:13.310 Davide Conte sulla sua Kawasaki, mentre andiamo intanto on board con Longo, che sta provando ad effettuare il suo sorpasso. Ricordo, due manche, Andrea, 10 giri, non ti chiedo questa volta, ma mai, manco per niente, se c'è il degrado delle gomme, anche perché 10 giri correndo in 1:12, 1:13 anche alto, non penso che ci sia un degrado. Intanto Stage mi sembra che stia già cercando di forzare. Sta andando davvero davvero forte, secondo me adesso solo al primo giro con partenza da fermo penso che abbia preso più di un secondo di margine. Eh sì, perché c'è Stage dietro Carrion, Smith, Lorenzini, Lisci, e Conte, che è abbastanza arretrato. Dopo indugeremo un po', Andrea, su quella che deve essere per forza di cose. E intanto è passato già Davide Conte davanti a Lisci. È un po' questa la, quello che interessa per quanto concerne la classifica, poi. Certo, assolutamente, perché come sappiamo poi tutte le wild card sono trasparenti ai fini della classifica, quindi bisognerà poi fare un po' di sottrazioni. Intanto guarda che margine. Mamma mia, super Christian Stage, che sta già cercando di imprimere il pilota tedesco il suo ritmo. Bradley Smith, lo ricordiamo, vecchia conoscenza della MotoGP, si è messo a disposizione per il Motoestate, cercando anche di aiutare i giovani piloti. Cristini va a chiudere, sorpasso grande, ha chiuso bene Cristini, però bel sorpasso da parte di Cristini, che partiva dalla 17ª piazza e si trova 17esimo con Josephine Bruno alla 16ª posizione. Sorpassi e contro sorpassi, bella gara in questo avvio, Andrea, mentre ci accingiamo a vedere la fine del secondo giro da parte di Christian Stage, che ha veramente forzato il terreno e sta veramente cesellando in maniera importante quello che è il distacco dai piloti, dai suoi omologhi. Mentre stiamo andando anche un po' a capire la collocazione degli altri piloti, Andrea, sì. Stage sta facendo dei super temponi. Quanto sta girando? Ha fatto 1:12.5 ad esempio in questo caso, ha migliorato la qualifica, ma attenzione, perché anche Conte ha fatto ad esempio 1:12.9 al terzo intertempo, quindi vuol dire che si è migliorato e che soprattutto è riuscito a scavalcare Elisci e Lorenzini. Conte in questo momento quarto, Carrion 1:13.4, 1:13.5 nell'ultimo intertempo, 1:13.6 Bradley Smith. Cristini intanto è stato sorpassato. Cristini sorpassato, Lisci intanto on board con lui, cerca di scavalcare Lorenzini che gli si è messo di fronte, vediamo se riesce, fa la staccata. Ma attenzione, perché qua si va un po' larghino. Lungo, però è riuscito a prenderlo, è riuscito a scavalcarlo. Luca Giuliani intanto, mamma mia, come corre, un po' di sbiego, un po' girato. Secondo Giuliani, me si è girata un po' la telecamera, Sì, anche secondo me, perché sennò ci fa venire mal di testa per tutto il tempo. Ma grande sorpassa anche da parte di Luca Giuliani, mentre Christian Stage sta mettendo il suo adesso bottone. Adesso vediamo appunto sul rettilineo, guarda giallo. Ah, guarda, mamma mia, 1:12 1:12.6 per Christian Stage. Sta martellando forte. Carrion, Smith e Conte. Conte è arrivato a Carrion e a Smith. Vuol dire che c'è, e siamo sicuri adesso che Giulian abbia gli si sia inclinata
la GoPro, perché lo vediamo che o è girato lui con la testa, ma non penso che sarebbe impossibile, poverino. No, anche perché è montata sulla moto, direi. Esatto, sì. Mi sembra anche a me, Christian Stage, l'abbiamo visto, è tanto Longo, invischiato con Calonaci, Yacoi, che sta indugiando una bella anche qui da questo punto di vista gara, Andrea, anche perché, ad esempio, Varano rispetto al Cremona Circuit ha più possibilità di sorpasso o meno? Sì, di più, assolutamente di più, tante frenate. La X prima della, sì, cioè, del rettilineo finale, ha molti punti. Stage pazzesco, performante all'ennesima potenza. Sta andando davvero forte. Adesso non so che tipo di campionato faccia, sicuramente all'estero. Livello alto, sì. E non penso neanche che stia spingendo come... Cioè, sta amministrando semplicemente la gara. Sta tirando, chiaramente, ma non penso che stia facendo... Cade Andrea Longo, che peccato! Mentre stavamo vivendo insieme questo accenno di curva... Ha perso l'anteriore? Sì, ha perso l'anteriore. Sì, ha perso semplicemente... come sto migliorando. Riguardiamo il replay. Ha perso semplicemente l'anteriore. Tanto Stage tranquillo, con la sua pipetta in mano, vola, chiude l'ottavo giro e lo chiude questa volta. Ha deciso di fare un 1:13:036. Forse sta iniziando un po' a mollare anche lui. Ma io penso che dai box qualche segnalazione, che comunque ha un rettilineo di vantaggio, gliel'abbiano anche fatto. Sì, ha comunque mangiato 3:10 Gnaconte, 4:10 Macarrion, 3:10 Mia Smith, vuol dire che comunque va più forte. Però gli hanno detto: ehi, bello, tira un po' e rimi in barca. Puoi anche andare un po' più piano, che tanto non succede niente. Esatto. Penso proprio che sia andata così. Non vediamo il gruppetto degli altri, dei cosiddetti altri, che stanno facendo la loro gara. Passa Nicolò Lisci, intanto lo ricordiamo, in quinta posizione. Vediamo come passa a livello di tempi, Andrea. Sì. È 1:14:08 Lisci. Altino Lisci, anche perché... attenzione, perché Lisci, no, sì, è un po' altino. Ha dietro Sala, c'è Bollani, ci sono Calonaci, c'è Zannoni, Tatoli. Quindi bisogna stare molto attenti. No! È caduto Lisci. Sì, l'anteriore è anche lui nello stesso punto. Nello stesso punto. Andiamo a rivedere con l'onboard, sì, montato sulla sua moto. Perde l'anteriore. Vedi questo cosa vuol dire? Anche se corri da solo, corri sempre qualche rischio. Stessa identica caduta di Andrea Longo in precedenza. Ha mollato Smith, Ha mollato totalmente Bradley Smith. O ha fatto un errore o ha deciso proprio di mollare. Chiuderà con un temponissimo l'ultimo giro, mentre Christian Stage... Tanto, chi è che va in box? Qualche ritiro. No, ma lì sembra quasi cambia... Ma la gomma sgonfia. Intanto vince Christian Stage. Gara 1 si gira tranquillo. Guardali lì come combattono Conte e Carrion. Per chi sale sul podio, Conte secondo, Carrion terzo. 1:14:07 Stage, 1:13:03 Conte, 1:13:01 Carrion, che ci ha provato fino alla fine. Smith 1:17:04, non ha mollato, ha decisamente mollato. Bradley Smith che arriva quarto. Peccato per Nicolò Lisci, che non chiuderà quinto. C'è la bagarre dietro tra Sala, Calonaci, Zannoni. Chiudono così? Forse sì. Sì, Sala, Scalonaci, Zannoni, Bollani, Yacoi. Andrea, si chiude gara 1. Gara 1 dominatissima da Christian Stage. Bella sfida. Conte, Carrion, Smith fino all'ultimo giro. Un ultimo giro inspiegabile per Io Smith. Io penso che o ha fatto un dritto, che magari non l'abbiamo visto. Ha compromesso. Intanto c'è qualcuno furioso dietro. Troppo alto, dietro. Troppo alto il giro. 1:17, veramente troppo alto. Però Stage merita. Una vetrina, una cornice incredibile. Bravo.